Salcedo, è il tuo destino, perché tu sei nel cuore dei Germani a sto punto, perché venire qui a Spezia in una partita dove c'era una tribuna piena, dove la sentivano tantissimo, buttarli alla dentro, una volta alle spalle del portiere avversario, sei nel destino di giro. Vabbè, ma questi due gol è grazie ai miei compagni, perché comunque loro mi hanno aiutato sempre in tutte le partite, in questa partita che era importante. Ci siamo uniti tutti e ci siamo aiutati tutti, e loro soprattutto mi hanno aiutato a fare questi due gol. Tutto grazie a loro, questi due gol. Hai fatto due gol di rapina, hai fatto un gol da calcio d'angolo che si è spuntato improvvisamente, ne hai fatto uno non so che parte del corpo, ginocchio di quelli là in mezzo alle gambe. Beh, il primo l'ho visto bene, il secondo gol me lo racconti tu, però sono due gol che quando li faceva Paolo Rossi e compagnia dicevano che erano gol di uomini da dentro l'aria. Il secondo gol è stato che Zarima, che da calcio d'angolo, sempre da calcio d'angolo, l'ha messo in mezzo, il loro mi pare terzino l'ha spizzata, io ho detto che ho visto passare la palla, comunque ho cercato di prendere in qualche modo e d'istinto l'ho presa di culo ed è entrata. L'ha presa di culo, ma non era un gol di culo, è un gol davvero centravanti, ve lo posso garantire. Senti, quanto ti è servito a te lavorare con la prima squadra così a lungo? Perché sei del 2001, sei il più giovane quasi in campo, ma sembri il più maturo quasi dalla tua compagnia, eccetto gli altri che sono più grandi. A me mi ha servito tanto, perché comunque mi sto allenando con giocatori di tanta esperienza e ogni giorno quando mi alleno con loro cerco di imparare le cose migliori da loro. Però secondo me la tua forza è che con la prima squadra e con la primavera Salcedo è sempre Salcedo, c'è sempre la volontà di fare qualche cosa. Ma sì, ma perché comunque io ci tengo, mi piace giocare a calcio, quindi io soprattutto mi diverto e... Cioè, a me, soprattutto quando si parla di Genoa, a me mi interessa sempre dare il massimo per questa maglia, perché pesa tanto ed è importante per questa città. E adesso i quarti. Te lo aspettavi prima dell'inizio del campionato. Questa è una vetrina importante. Oggi c'era tanti osservatori. Noi comunque abbiamo sempre lavorato, io con la prima squadra, certe volte con la primavera, i venerdì soprattutto. Comunque come squadra dal primo giorno ci siamo sempre messi a lavorare finché abbiamo alcuni obiettivi e ci stiamo ancora lavorando per cercare di andare sempre più avanti. Tuo papà vede tutti gli allenamenti, per oggi non l'ho visto perché faceva freddo. No, lui li segue sempre tutti gli allenamenti, quando sbaglio qualcosa lui è duro con me, perché è giusto che sia così. Mi bacchetta un po' e oggi purtroppo non c'era, perché comunque è dovuto partire, ma presto sarà qui a rivedermi di nuovo. Dai, continua così. Grazie.